Regione Toscana, ANCI e cooperative di consumo insieme per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina. A sancire la sinergia, un protocollo d'intesa firmato dal presidente Eugenio Giani in qualità di commissario delegato dello Stato per l'emergenza in Ucraina, l'assessora Monia Monni, il direttore di ANCI Toscana Simone Gheri e il responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio Vanni, in rappresentanza delle cooperative del distretto tirrenico. Dopo aver fatto la prima campagna per l'accoglimento dei profughi ai confini, sostenendo a livello nazionale tre organizzazioni, UNHCR, Medici Senza Frontiere e Comunità del Sant'Egidio, perché c'era la prima urgenza, era quella di accogliere alle frontiere chi scappava dalla guerra. Quindi abbiamo raccolto 1,2 milioni e con questo 1,2 milioni queste tre realtà hanno integrato la loro presenza e il loro aiuto ai profughi. Poi abbiamo sostenuto il treno della Regione, che è partito venerdì scorso, e poi con l'elemosina del Papa, attraverso la Fondazione, abbiamo inviato un tir ai confini della Polonia per sostenere. Adesso dai nostri soci, dalle nostre realtà territoriali, ci arriva la domanda: ma i profughi stanno arrivando qua, dopo averli accolti alle frontiere, sono stati smistati nelle varie nazioni, arrivano anche in Toscana, e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno fare un protocollo insieme alla Regione Toscana e all'ANCI, la Protezione Civile, per capire un po' questi aiuti che noi vorremmo dare e come vanno indirizzati. Tutto questo nasce da un sentimento, la solidarietà dei toscani, la generosità dei toscani, che appunto attraverso le istituzioni come il movimento, in questo caso cooperativo, ma anche imprenditoriale, associativo, di volontariato, stanno facendo davvero di tutto per assicurare al popolo ucraino quello che è necessario. Il nostro rapporto con la Coop è un rapporto sempre molto attivo, ci danno una mano sempre, spesso, a volte anche in maniere meno formali, ci hanno aiutato dal primo momento a portare alimenti presso la Mercafir nei primi giorni di allestimento, ci hanno aiutato a riempire i vagoni del treno che è partito da Prato venerdì scorso, tra l'altro con un contributo di oltre 40.000 euro raccolto tra i loro dipendenti, e questa volta ci aiutano con una raccolta che si può fare con un conto corrente, quello del Cuore si scioglie, o alle casse della Coop facendo la spesa fino al 30 di questo mese. La raccolta fondi di Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop Unione Amiatina proseguirà fino al prossimo 30 aprile e tutte le donazioni saranno messe a disposizione del Sistema Regionale di Protezione Civile, suddividendole anche in base alle segnalazioni dei comuni. Un'iniziativa che si aggiunge al treno di aiuti partito pochi giorni fa da Prato verso i confini ucraini. È un treno che la Regione Toscana ha fatto diventare il lavoro, poi è diventato un treno nazionale. Crediamo, come comunità, di aver contribuito in maniera importante a far sì che appunto 1.000 tonnellate arrivassero laddove ce n'è veramente bisogno. Si potrà sostenere la raccolta fondi alle casse dei supermercati, oppure con bonifico alla fondazione Il Cuore si scioglie.